combattono contro uomini, contro spiriti, navigano mari in tempesta con forza e abilità. Nel cuore, corsari nel vento in lotta contro il tempo, anime ribelli nell'avventura, sono i pirati senza paura. Il dottor Livesey, l'uomo che era stato come un padre per me, l'uomo che era un modello di serietà e di rigore scientifico, mi lasciò completamente sbalordito quando raccontò di aver visto di persona degli zombie al comando del governatore Blade. Il dottore ti aveva raccontato di averli visti, ma come potevi essere certo che non fosse solo un suo delirio? Il dottor Livesey era turbato, sì, ma appariva lucido e obiettivo, come sempre era stato. Per quanto assurdo mi suonasse quello che raccontava, non riuscivo a dubitare della sua parola. Tanto più che anche il Codex parlava di quelle orribili creature. Ma quando morì, per quanto cercassi di reagire a quel dolore, il mondo mi cadde addosso e nulla più sembrò avere importanza. Allora, ragazzi, bisogna andare subito ad avvertire i fratelli. Ralph il Pustoloso, quella spia infame, ha inviato un messaggio al governatore Blade. Ehi, Jim! Blade sta preparando un attacco e puoi giurarci che arriverà con gli zombie. È questa la grande minaccia di cui parlava il dottor Livesey. Dobbiamo fare qualcosa! Sì, bisogna muoversi. Il Pustoloso deve aver inviato una mappa con le difese dell'isola. La tortuga è in grave pericolo. Devi dire a tutti che quelli che arrivano non sono uomini. Dobbiamo uscire in mare e fermarli al largo. Non si può lasciare che sbarchino. Mettiamo bene in chiaro una cosa, ragazzo mio. Io ho questa storia di morti che vivono, di vivi che non sono vivi. Zombie. Si chiamano così. Come potrei convincere i fratelli a lasciare Tortuga? Raccontandogli di terribili mostri che neanche abbiamo visto. Tu vaneggi, figliolo. No, sei tu che vaneggi. Sei tu che non vuoi capire che gli zombie non li ferma né il piombo né la spada. Soltanto la magia può fermarli. Noi non siamo in grado di farlo. Attacco bruttissimo! Flint ha visto qualcosa! Qualcosa di bruttissimo! Per le tempeste di Zio Nettuno sono già arrivati. Hai visto Long John? Sono tutte vele nere. Non è la Marina Britannica, sono quei mostri. Vele nere, bianche o di qualsiasi colore, quella è la flotta di Blade e tanto basta. Penso che ci avranno avvistato ormai, ma poco importa comunque. Qualsiasi difesa vogliano porre non hanno alcuna speranza. Li annienteremo tutti quanti, e lui per primo! Maledetto Long John Silver! Preparate le armi! Come sempre, non si fanno prigionieri! È un attacco! Ma chi sono? Vele nere! Non hai viste! Prendiamo le armi! Sì, giusto! Qualcuno ha idea di chi siano quelli? Non alzano bandiera! Mandiamo un'ambasciata, magari vogliono trattare con noi! Si presentano così, all'alba, in formazione d'attacco e secondo te vogliono trattare, scherzi? Non espongono la nostra gloriosa Jolly Roger e tanto basta, sono nemici sicuramente. Fratelli, ho sorpreso il Pustoloso sulla spiaggia a Oriente che inviava un messaggio a quei cani delle vele nere. Pagherà per questo! Va bene, ma silenzio, silenzio! Quelle navi sono tutte del governatore Blade! Assaggerà le nostre lame! Fratelli! La parola è facile, ma la situazione è grave. Quel farabutto ormai conosce tutto delle nostre difese e i punti deboli. Dobbiamo respingerlo verso il largo e non fargli prendere terra. Hai visto quanti sono, Silver? Se usciamo con le navi dalla baia, rischiamo di finire come pollastri allo spiedo. Me ne rendo conto, fratello. Ma attendere che sbarchino in forze può essere un azzardo ancora peggiore. Il governatore ha truppe ben addestrate. Silver, vecchia canaglia, tu lo sai. Siamo noi quelli che pestano più forte di tutti. È sempre stato così. Sono zombie. Le palle dei fucili e le lame delle spade non li uccidono. Si possono fermare solo con la magia. Non avete sentito?
Ho detto che quelli sono... Ragazzo, stavo cercando di impostare una buona e saggia strategia, ma in modo leggermente più diplomatico. Non so se mi sono spiegato. Basta con i deliri da ubriachi. Formiamo due gruppi, metà con me ai cannoni, metà con Mary a organizzare trincee e difese di terra per quando sbarcheranno. Alle armi! Alle armi! Io non sono ubriaco e non sto delirando, ma anche voi che siete i miei amici non mi credete. Zozo, sappiamo che parli con cuore sincero, ma su una cosa così pazzesca nessuno ti crederà senza uno straccio di prova. È impossibile. Allora non c'è nulla da fare. Quando avrete la prova sarà già troppo tardi. Anche Ben, se fosse vivo, sarebbe stato d'accordo con Jojo. Quando quei cosi brutti metteranno piede qui, per noi sarà finita. Finita? Finita! E no, Gran Nettuno. Non è mai finita finché c'è fiato in corpo. Se anche abbiamo di fronte dei diavoli, noi saremo uomini. E donne? Beh, sì, insomma, ci siamo capiti. In marcia, allora. Saliamo alle batterie. Diamo una mano anche noi e riguardo al resto si vedrà. Ai cannoni! Pronti! Fuoco a volontà! Preparate il pezzo! Controllate la polvere! Passate lo scovolo in canna e caricate a granata! E adesso a noi due, Jim Hawkins. È dalla spiaggia che sembri un morto che cammina. La perdita del dottore è stata un colpo terribile, ma la vita continua, ragazzo, e tu devi viverla. E fra le altre cose abbiamo bisogno di te. C'è del lavoro da fare. È tutta colpa mia, Long John. Ah no, questi discorsi da scemo mi fanno andare in bestia. Sono stato io a portare quella mappa al dottor Livesey. Sono stato io a gettarlo in questa avventura e a condannarlo. Ah, certo. Sei stato tu ad ammazzare Billy Bones e ad ammutinare l'equipaggio sull'Hispaniola. Non ci doveva neanche essere un equipaggio e un'Hispaniola. Io ho fatto succedere tutto. Puzzi ancora di latte e credi di essere il re del mare? Zio Nettuno in persona è stato il sogno del tesoro, l'avidità, le macchinazioni mie, di Blade e di tutti a trascinarci in questa pessima avventura. Senza di te il dottore sarebbe vivo, magari, ma Jojo starebbe ancora in catene come una bestia e le due ragazze a elemosinare per strada e morire di fame. Che ti piaccia o no, così va il mondo. La musica suona, bella o brutta che sia, e a noi tocca ballare. Ma se anche ci capita un destino da cani, almeno possiamo viverlo con onore. E il mio onore mi porta accanto a quel pezzo, ragazzo. Vedi un po' dove porta il tuo. Che fate lì impalati voi altri? La granata è in canna? No, Long John. Non spareremo granate sulle persone, anche se sono nemici. Per le tempeste di Zio Nettuno. Voi mi farete diventare matto. Se quelli sono morti come dite, che cosa ve ne importa di tirare loro granate? Noi non abbiamo detto che siano zombie, lo dice Jojo. E se fossero soldati? Li ammazziamo come se niente fosse? Io dico di no. Ragazzo, se sei tornato fra noi per uscirtene con queste sciocchezze, era meglio se stavi zitto. Insomma, se sono vivi non vogliamo ammazzarli e se sono zombie è inutile sparargli. Quindi noi stiamo col capitano. Col capitano! Giuba, obbedisce! Zio Nettuno, mantienimi calmo tu, altrimenti scoppio io invece delle granate. Va bene! State pure ad aspettare che vi facciano a fettine gli sbirri di Blade. Io combatto. Ben, polvere in canna. Per gli uragani di Zio Nettuno, ma allora è vero, è tutto vero. La granata gli è esplosa in mezzo, li ha spazzati come fuscelli. Dovevano essere tutti morti stecchiti e invece si sono rialzati così come se niente fosse e hanno gli occhi bianchi come diceva il dottore. Non avevo mai visto nulla del genere. Ora l'avete capito finalmente, un'armata di zombie viene all'assalto della tortuga. Dobbiamo evitare che quei diavoli sbarchino a terra. Lasciamo stare le granate e spariamo palle sulla linea di galleggiamento dei loro legni. Se li spediamo a fare compagnia ai pesci, magari li fermiamo. Sì, aspetta ancora un momento e poi... Per le barbe di Nettuno. C'è il governatore in persona su quel legno. Gli daremo il benvenuto con un tiro preciso a bucargli lo scafo. Pronti! Adesso! Fuoco! Bocche in fiamme! A terra! Ma io non l'ho sentito il colpo! Gran Nettuno! Abbiamo salvato la Cotenna per un pelo. Doppia razione di rum al capo cannoniere Stanton.
Preferisco uno dei tuoi pudding, Long John. Ne avrai uno solo per te. Ma prima risolviamo questo pasticcio. Cerchiamo un altro cannone. No, aspettate un momento. La nave è in testa a tutte. Vedete quella così bassa di galleggiamento? È molto più pesante degli altri legni. Brutta cosa, sì, ben da vivo l'aveva visto. Nave Fabù molto grande. Sì, sì, molto, molto grande. Brulotto, grande boom! Sì, sì, è proprio un brulotto. Una nave blindata con piastre di ferro e piena di polvere fino alle sentine. Quando esploderà sulle nostre navi sarà l'apocalisse. Tutto il fuoco concentrato sul brulotto in testa. Dobbiamo affondarlo a tutti i costi. Forza, andiamo a dare una mano per fermarlo. Aspetta. Se non ci riusciamo, gli zombie sbarcheranno e moriremo tutti. Che cosa stai facendo, Stanton? Stai già alzando bandiera bianca? Prima combattiamo, no? Tracy ha ragione. La nave è blindata e condotta da tanti zombie invincibili. Nessuno riuscirà a fermarla. Ormai Tortuga è condannata. Non c'è alcun rimedio. Dobbiamo tornare all'Albatros e fuggire. E abbandonare i miei fratelli? No, mai. Dobbiamo salvare il Codex. Non capisci che Tortuga sarà solo la prima a cadere? Blade, dopo oggi, continuerà a conquistare e sterminare. Se restiamo qui, finirà con noi ogni speranza di fermarlo. Live si sarà morto invano. E Tortuga sarà caduta invano. Blade trionferà su tutto. Tanto è inutile avvertirli. Sarà come prima, non ci crederanno. Prendiamo il largo almeno noi. Lo sai anche tu che non c'è altra scelta. E va bene, ma sia chiaro che lo faccio solo se è il capitano a darmi l'ordine. Imbarco immediato, Nostromo Silver. È un ordine. Quei filibustieri incapaci stanno sparando tutti sul brulotto. Martellateli come si meritano. Il carro, ragazzi, saltiamo sul carro. Da qui al porto è tutto in discesa, arriveremo in un baleno. Reggetevi forte! Va troppo veloce! Più forte, ragazzo, più forte! Ben! È caduto! Dobbiamo fermarci! Non posso farlo! Zio Nettuno, hai salvato il tuo libro dal bagno. Ora dà una mano anche agli amici. Jojo all'ancora. Gli altri tutti con me a levare gli ormeggi. Ben è caduto. Sì, lo so, mi dispiace. È un bravo uomo, ma ha la brutta abitudine di perdersi. Noi però dobbiamo mettere al riparo il nostro legno. Io torno a prenderlo. Tu resti con noi! Devo salvare Ben! Non lo lascio da solo coi mostri! Lasciatemi! Penseremo noi a Ben, te lo prometto, ma ora dacci una mano. O non resterà più nessuno che possa salvare il nostro amico, lo comprendi? Alle vele, ciurma! Issate tutto quello che potete. Dobbiamo infilarci dietro il galeone di Drury prima che si scateni l'inferno. Prendete le asce e al mio segnale tagliate le sarchie e fate cadere le vele. Se la biancheria resta sugli alberi, andrà in fiamme e saremmo più fritti di un pesce in padella. Mm.
le vele e al riparo! Avanti! È spianata! Coraggio all'assalto! Adesso sgusciamo fuori dalla baia, lontano da quei mostri. Nessuno dei loro legni è veloce quanto il nostro. Ma avevi promesso di salvare Ben! E così sarà, damigella. Vado io a cercare Ben. Grazie, Jim Hawkins. Ti affido il codex, Lynn. Ti prometto che tornerò a riprenderlo. Certo. Altrimenti sai che mi arrabbio sul serio. Io non ti lascio solo con quei mostri in giro. Grazie. Silver sta scappando. Sta troppo sotto costa per prenderlo. La sua nave è rapida e si tiene al riparo dai relitti. Ma forse c'è un modo. Quale? Dimmelo, portoghese, parla! I due ragazzi sono appena scesi a terra. Non so cosa debbano fare, ma di sicuro Silver andrà a recuperarli da un altro punto dell'isola. E io sarò lì. Oh no! Avanti! Seguimi. Ci mettiamo in un punto e se ci va bene, forse riusciamo a farla franca. Purché non finiamo arrosto anche noi, Jim. Di qua! Lassù! Forse Ben si è rifugiato insieme a tutti gli altri pirati. Eccoli! Addosso, fratelli! Ma cosa siete? Voi... Sono mostri! Aveva ragione quel ragazzo! Via! Sono morti viventi! Avvisiamo gli altri! Via, via! Via. Ci uccideranno tutti! Huracan! Continua come deciso, uomo bianco. Tu avrai pure vinto, ma io devo ancora trovare Silver. E quando gli sarò addosso, voglio tornare a essere Flint perché veda chi lo sta uccidendo. Quando sarà il momento, il tuo stesso odio ti ridarà il volto del pirata che sei. Ma prima porta a termine la missione. Eccolo! Bisogna scappare! Troppo cattivi quelli là! Si può solo scappare! E pianta, l'ha svitato! Oh. Invece di stare qui a perdere tempo, va a combattere, piuttosto! Ben, dobbiamo andare! No! Dobbiamo portare gli altri con noi! Non possiamo lasciare così i fratelli! Siamo tutti filibustieri! Non abbiate paura! Stai con la mamma! Jojo, ha ragione Ben! Qualcuno, almeno qualcuno, possiamo salvarlo sull'Albatros. Ma come fai a convincere questa gente, Jim? Ripensa a quando eravamo al porto. Purtroppo non ci darà retta nessuno. Ci devo provare. Mary, amici, dovete ascoltarmi, per favore. Silver ci attende dall'altra parte dell'isola. Con l'Albatros, con la nave, possiamo ancora salvare qualcuno. Quel vigliacco se la batte e tu ci proponi di fare lo stesso? Ma no, non è un vigliacco. È che quelli che stanno arrivando, io li ho visti e sono... Va tu con Silver, un solo legno serve soltanto per pochi, così non ci sta bene. Qui ci salviamo tutti o nessuno. Filibustieri della Tortuga, chiedo tregua. Sono Christopher Blade, governatore della Giamaica. Voglio parlare, ascoltatemi. Sì, parla pure. Io intanto ti faccio un bel ricamo in fronte. No,
Lascia che parli. Ho forze molto superiori alle vostre. Se vi ostinate a resistere, non avrò alcuna clemenza. Sterminerò tutti. Però vi propongo una resa onorevole. Vi giuro sul mio onore di gentiluomo che avrete un giusto processo. Sì, certo. Tanto per dare al boia il tempo di saponare il nostro gap. Zitto! Per le vostre famiglie posso garantirvi grazia completa. Avete la parola di un servitore di sua maestà. No, non ascoltatelo. È un assassino. Dobbiamo ritirarci finché siamo ancora in tempo. Basta! Sappiamo meglio di te quanto sia grave la situazione. Decideremo noi. Lasciaci in pace, moccioso. Ehi, fermo! Guarda un po', l'agnello in bocca al lupo. Non mi incanti, assassino. Ferma subito i tuoi mostri, o quell'idiota di ragazzo ci sta rovinando tutti. Datemi un drappo bianco, presto! O tu cosa? Mi spari? E credi che serva a qualcosa? Fallo. E ti accorgerai che anche io, sì, ragazzo, anch'io sono come gli altri. Vita, morte. Non so davvero da che parte mi trovo. Chissà il tuo amico dottore che nome avrebbe dato a questa mia strana condizione. Non vi è rimasta alcuna pietà. Governatore, accettiamo la vostra proposta. Ci arrendiamo! Pietà? Mai saputo cosa fosse, ma con te farò un'eccezione. Scappa e pensa a salvare la tua pelle. Gli altri sono tutti spacciati ormai. Non sparate! Siamo disarmati! No! All'attacco! Eccoli! No! Aiuto! Ho lasciato fuggire i ragazzi come avete chiesto. Seguitemi! Presto, saltate! Silver! Canaglia, ti ritrovo finalmente! Per mille tempeste, è il governatore! No, Silver! Sono io! Io, Joshua Flint! Per tutte le barbe di zio Nettuno, ma non è possibile! Il capitano Flint, ma se io gli ho... Sì! Mi hai sparato una palla nel cuore, sull'isola del tesoro. Ed è ancora conficcata qui, dentro di me. Ma come puoi vedere, qualcosa non è andata come immaginavi. Ah! Ah! Forza, tirate! Grande Nettuno! Stringete le vele! Prua al largo! In posizione! È ora di chiudere i conti, Silver. È finalmente l'ora della mia vendetta! Ben non vuole! Tanto non serve a nulla, Ben. Ascoltate il moccioso, non sprecate colpi! Non riuscirete mai a fermarci! Oh? Ce l'hai fatta, Ben! Bravo! L'ha fermato! L'ha colpito proprio qui! È così che si annulla la magia! Beh, capitano, come dice il proverbio, mai dire mai. Non riuscirai mai a... Accentrarvi in fronte, capitano Flint. Mi sottovalutate. Polveri bagnate! Li abbiamo in pugno! Ritirata! Ci rivedremo, Silver! È troppo tardi, Long John. Sono andati. Ho paura, Jim. Anch'io. Ma lotteremo insieme per fermare questa follia e vinceremo! Alle vele! Prua al largo! Yeah.